Oggi è una giornata molto importante per la nostra azienda, per l'ASO 14, per l'unità operativa di chirurgia e di urologia e per il dipartimento chirurgico tutto, perché oggi viene data ufficialità a questo nuovo servizio che è l'ambulatorio per istomizzati, una struttura che mancava alla nostra azienda e che da oggi parte ufficialmente. In questo evento sono stati presenti alcune associazioni professionali a livello nazionale. Abbiamo discusso di tantissimi argomenti, tutto ciò che ruota attorno al paziente estomizzato, dal momento della diagnosi, al momento della comunicazione della diagnosi, al momento della comunicazione del confezionamento di una stomia, alla gestione della stomia nel post-operatorio, alla gestione della stomia una volta che si ritorna a domicilio, il coinvolgimento delle famiglie su questo argomento. È un punto di partenza, perché ovviamente non può che essere così, tutti i problemi non si possono risolvere in un attimo. Abbiamo chiesto la presenza delle associazioni, dei pazienti, delle loro famiglie, proprio per poter conoscere in maniera più dettagliata quelle che sono le problematiche. E il nostro impegno per il futuro, ma che è già domani, è proprio quello di rispondere sempre più positivamente a queste loro esigenze. Abbiamo avuto degli illustri ospiti universitari che sono venuti da Padova, il direttore della scuola master per enterostomisti, professor Militello, professor Dodi, che sono stati introdotti dal direttore generale, che non ha voluto far mancare la sua presenza visto l'importanza dell'evento, e credo che tutti siano rimasti contenti per l'impegno che gli operatori del nostro ambulatorio stanno mettendo affinché questo ambulatorio possa in realtà costituire una risposta efficace a quelle che sono le esigenze dei pazienti.